60 anni di attività per la Virtus Oratorio Gazzaniga, ma scopriamo un po' meglio come è nata questa società. Ma è una società che incorpora all'interno del proprio nome due realtà, una presente, attuale, che è quella oratoriale, e una invece che è parte della tradizione del calcio di Gazzaniga, che è appunto quella della Virtus. Di fatto, come una Virtus Oratorio Gazzaniga non esiste realmente da 60 anni, esiste il movimento calcistico all'interno dell'oratorio da 60 anni. Virtus è appunto l'aver recuperato il nome di un blasone che era quello della squadra a 11 del nostro paese, che vanta una tradizione, una storia importante che purtroppo negli anni poi si è spenta, si è persa e quindi si è voluto un po' recuperare e mettere insieme il ricordo della Virtus con quello che è il calcio e la realtà del calcio all'interno dell'oratorio di Gazzaniga. Parliamo un po' del rapporto con l'oratorio, della Virtus Oratorio Gazzaniga. Sicuramente il rapporto con l'oratorio si sta sempre più rinsaldando e possiamo dire che cerchiamo da sempre un collegamento con l'attività dell'oratorio, tant'è che da poco alcuni membri della nostra società sono all'interno del consiglio dell'oratorio e anche fanno parte dell'equipe educativa dell'oratorio che sta nascendo a Gazzaniga. È importante sempre avere un occhio di riguardo per i giovani. Assolutamente sì, direi che senza una prospettiva giovanile muore quello che è il senso della vita stessa, il fatto di essere genitori, il fatto di riuscire a dare un'educazione positiva, guardando ovviamente ai problemi, ma cercando di risolverli insieme. A Vittorio Bosio, essere citato per prima, presidente del CSI Bergamo. Abbiamo poi Bernardo De Matteis, che è campione internazionale di corsa in montagna. Giancarlo Finardi, che ha una serie di vesti, perché è ex calciatore. Samantha Galassi, campionessa anche lei di corsa in montagna, ma soprattutto del chilometro verticale. Il pupillo di casa, Jacopo Sala. Sono cresciuto qua, ho passato tutta la mia infanzia qua, quindi era il minimo che io potessi fare, venire qua e raccontare un po' gli anni che ho vissuto qua insieme all'oratorio, con tutti i miei amici, a divertirci ed è un peccato vedere gli oratori così e volevo essere presente, Un messaggio che puoi dare a tutti i giovani che praticano sport? ecco. Di divertirsi sempre ogni giorno di provare a comunque a studiare, che è la cosa fondamentale, e di uscire di più e andare all'oratorio molto di più. Ho detto perché, visto che non esiste solo il calcio in questo mondo, ho detto dai, andiamo a portare anche la nostra testimonianza di sport e di vita. Il messaggio di fare quello che ho fatto io, iniziare perché veramente deve essere un divertimento, un gioco e un piacere. Poi lo sport è una scuola di vita, quindi se uno impara nello sport, come nella vita, ci sono le difficoltà e i momenti belli, ma se uno riesce a superare i momenti difficili nello sport, sarà più forte anche nella vita. E io sono felicissima di prendere parte, di essere qua stasera, perché vorrei appunto dare il messaggio ai giovani di riuscire a fare qualsiasi tipo di sport, che non è importante che sia atletica, che sia calcio, che sia tennis, ma che per l'appunto lo facciano con passione, che si divertano.